Eccoci qua con Valentina, eravamo in consulenza e man mano che mi raccontava come è cambiata la sua vita in questi 6 mesi, giusto Valentina? 5 mesi e mezzo all'incirca, giusto? Perché Sì. e stavamo guardando le foto di prima e dopo e sono sincero, io spesso mi viene fatta questa domanda, poi ti lascio la parola, che ci racconti un po' la tua storia, mi viene fatta questa domanda e mi dice Giuseppe, all'inizio, no? All'inizio del percorso, ma quante possibilità posso avere di cambiare? Io dico sempre, guarda, il metodo è comunque, come posso dire, non è che io faccio più per una persona o meno per un'altra, è sempre in base a quello che una persona riesce a esprimere il proprio potenziale. E sono sincero, quando all'inizio sei partita, mi sono anche a livello posturale, c'è cioè da fare un bel lavoro, non solo proprio a livello di dimagrimento, cioè quando ti ho visto all'inizio ho detto cavolo, qui c'è da fare veramente un bel lavoro, però sei stata una di quelle persone che mi ha stupito, cioè sei riuscita ad andare oltre quelle che sono le medie aspettative. Dimmi un po', cioè raccontaci un po' quello che pensavi all'inizio, come ti sei, un po' la tua storia prima di affrontare questo metodo e poi una volta che hai affrontato questo metodo. Allora, all'inizio ero molto molto scettica perché io avevo provato, come tu sai, tante diete, tante soluzioni, beveroni, integratori, diete drastiche in cui dopo 2 giorni praticamente morivo di fame, svenivo perché avevo questo pressione, insomma, un problema di pressione bassa, eccetera. Quindi ero molto scettica, anche se devo dire che dopo la prima consulenza con te, avere ascoltato l'audiolibro, avere visto una serie di video, già mi ero un attimino tranquillizzata. Quindi nel momento in cui sono partita fiduciosa. Però onestamente ho detto, vabbè, sarà come tutte le altre volte, magari un mese ho l'entusiasmo, inizio e poi va a finire che lascio perdere. Poi andavamo incontro all'estate, che per me è sempre stato un problema perché soffro il caldo terribilmente. Quindi, come tu sai, Certo. dicevo a te, a Marco, ma io non ce la farò mai in estate ad allenarmi, va a finire che svengo e con il caldo e come faccio? Quindi ho avuto i miei momenti di crisi, però devo dirti che sono riuscita, tu lo sai, ad allenarmi in estate con 45 gradi perché vivo in Sicilia, col ciclo, cioè Lo ricordo molto bene, lo ricordo sì, cioè molto bene. cose che io in passato non avrei mai, mai, mai nemmeno pensato anche solo di fare. Ho lasciato a bocca aperta tutta la mia famiglia che in estate mi vedeva correre per casa perché abbiamo una casa molto grande, quindi correvo, mi facevo gli esercizi, poi mi facevo anche la nuotata giornaliera in più, oltre magari a quello che era, diciamo, il workout previsto per quella giornata. Cioè trovavo sempre il modo comunque di muovermi. Il cane Fare uscì di nuovo. 7 volte al giorno per dire, perché facevo comunque più passi durante quindi ogni occasione era buona per muovermi, e soprattutto quello che ha lasciato tutti sconvolti, anche me, che comunque in estate noi viviamo praticamente tutti insieme con la mia famiglia, quindi era un continuo, te lo dicevo, di pranzi, di cene, di Certo, cose, certo. ricette della nonna, cibi anche abbastanza, diciamo, succulenti. E io sono andata dritta per la mia strada, cioè ho continuato comunque a seguire la mia alimentazione, a mangiare quello che. E non mi è pesato assolutamente. Uno, perché fisicamente mi sentivo bene, cioè non ho mai avuto quella sensazione, ecco, di mancanza di energia, anzi, Ok. proprio recuperata. E poi perché Certo. man mano, soprattutto dopo il secondo mese, quando ho cominciato a vedere i risultati, ero sempre più motivato ovviamente ad andare avanti. Quindi ad oggi sono proprio contentissima perché mi ha cambiato da tanti punti di vista, non solo fisicamente. Quindi Infatti, mi volevo collegare con questo punto che lo ritrovo spesso, l'ho ritrovato in me quando ho iniziato questo cambiamento anche su me stesso diversi anni fa, però l'ho ritrovato anche in tante persone che mi hanno detto questa frase, cioè il cambiamento non è stato solo fisico, mi ha cambiato anche altri lati della mia vita. Ci spieghi meglio, cioè, senza per forza andare troppo nel dettaglio, ma questa cosa qui, cioè che cosa sì. intendi tu? Ma io penso che sia l'atteggiamento mentale, perché quando capisci che comunque puoi migliorare, quindi acquisisci fiducia in te stesso, no? E fai magari, ecco, dei miglioramenti fisici,
fisici che pensavi di non poter fare mai, quindi ti vedi meglio, ti vedi comunque più in forma, ti piaci di più, riesci a guardarti allo specchio anche con orgoglio, no? Perché comunque ti vedi meglio, di conseguenza tutte le cose della tua vita le inizi a vedere con un'ottica, cioè pensi di poter fare, così come hai fatto quello che ti sembrava un ostacolo insormontabile, riesci a superare anche gli altri ostacoli. E io devo dire che comunque su tanti aspetti della mia vita, lavorativi, personali, ho avuto comunque dei miglioramenti, ma perché ho creduto di più in me stessa, quindi nelle sue potenzialità, nelle tue potenzialità, nella tua forza, giustamente. Sì, sì. Ok. Cioè, tu che vieni da mille diete, come hai detto, in che cosa è stato diverso? Cioè, se dovessi dire la cosa che ha fatto secondo te la differenza, a parte la tua voglia, perché cioè, comunque hai dimostrato di avere motivazione, di avere, però immagino che anche prima tu avessi comunque questo approccio quando iniziavi comunque il percorso. Nel percorso, che cos'è stato diverso questa volta nel farti ottenere il risultato? Allora, innanzitutto il fatto che voi abbiate ascoltato fin dall'inizio quali potevano essere le mie remore rispetto all'alimentazione, per dire ad esempio questo problema della pressione bassa, magari, quindi ho visto come gli alimenti che comunque avete scelto erano proprio funzionali a questa cosa mia, quindi io mi sono sentita tranquilla da questo punto di vista, perché non ho mai avuto problematiche sotto questo aspetto. E poi soprattutto una cosa fondamentale è essere seguita e monitorata costantemente, perché molto spesso facevo la dieta, ok, ti davano la dieta, ci vediamo fra 3 mesi, fai quello che devi fare, ciao. Quindi nel momento in cui tu poi magari hai un dubbio, un problema, vuoi comunque capire bene cosa puoi migliorare, non c'era mai nessuno che comunque ti supportava da questo punto di vista, e poi il risultato era vabbè, lascio perdere, perché tanto non sta funzionando. Invece il poter comunque in qualsiasi momento, e io ho avuto anche momenti un po' così di crisi, non sono stati tantissimi, però ci sono stati, è giusto che ci siano, perché sì, quando si cerca di superare qualche proprio limite, la parte della mente che ci ostacolava prima inizia a dire cosa sta succedendo, ti vuoi ribellare a me? E quindi è giusto che ci siano questi momenti, ed è giusto anche che noi sappiamo come fare per riuscire ad andarci contro e vincerli questi momenti di debolezza. Sì, ma infatti è cioè il sapere che anche uscendo dalla zona di comfort comunque c'è qualcuno che ti conforta, ecco, questa è stata la differenza, perché io ci sono stati momenti in cui sia tu che Marco mi avete, cioè, anche cazziata tra virgolette, no? Perché magari avevo quei momenti così di sconforto, però l'avete fatto in maniera tale che mi è servito per reagire, per andare avanti. Quindi non era una cosa fatta tanto per fare oppure standardizzata per tutti, cioè si capisce che è un metodo personalizzato, individualizzato, quindi credo che questo abbia fatto la differenza. Sì, assolutamente. Sì. A chi lo consigli, Valentina, visto che comunque tu ci sei passata e hai preso proprio, hai toccato con mano il metodo e il tutto, a chi lo consiglieresti? A tutti, a qualche persona, a che ne so, a chi era come te che non riusciva, secondo te per chi va bene questo metodo? Allora, secondo me, come mi hai detto tu la prima volta, potrebbe andare bene per tutti, ma non va bene per tutti, perché ci vuole molto molto impegno. Hai studiato. No, perché questa cosa all'inizio non la capivo, dicevo, ma perché dice così? Poi l'ho capito, perché se comunque alla motivazione non ci metti la costanza, l'impegno, la capacità, anche l'umiltà di dire ok, io devo cambiare questa l'umiltà cosa. È molto importante quando si fa un percorso, perché è un po' come dire svuoto il bicchiere per avere la capacità di incamerare ciò che mi viene detto senza avere la presunzione di dire tutto io. Questa è una cosa importantissima, l'umiltà, condivido. È una cosa che ad esempio io ho imparato che prima non sapevo fare, la capacità comunque di aspettare, cioè il sapere che comunque, perché io tipo il primo mese dicevo sì, ho capito, ma qua ancora non si vede abbastanza, no? E quindi a volte a Marco dicevo sì, Marco, però io vorrei fare qualcosa di più, cioè perché non è? E Marco mi diceva sempre Valentina aspetta, perché non puoi fare tutto in una volta, perché
il tuo fisico ha bisogno dei suoi tempi, quindi abbi pazienza. Quando poi ho capito questa cosa e io stesso ho imparato a, per esempio nell'allenamento, io all'inizio facevo allenamenti che duravano 60 minuti, 50 minuti, perché mi riposavo molto di più, perché avevo bisogno delle mie pause. Ora io mi faccio 20 minuti di allenamento praticamente quasi consecutivi, con delle pause brevissime, perché il mio corpo ormai ce la fa. Ha capito. Sì, quindi anche la capacità di sapere attendere, aspettare, ascoltarsi tanto. Quindi certo, lo consiglio a tutti, però a tutti coloro che abbiano realmente la voglia di mettersi in gioco in maniera seria, ecco. Non mi resta che ringraziarti di questa bellissima tua testimonianza, salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando e ancora un ringraziamento a Valentina. Grazie a te.